È stato presentato il bando per il recupero delle strade rurali in scadenza il prossimo 20 febbraio nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. All'incontro erano presenti il sindaco Domenico Messinese, il primo cittadino di Niscemi Francesco La Rosa, rappresentanti della Confederazione Italiana Agricoltori e dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori. Presenti anche gli assessori allo sviluppo economico e ai lavori pubblici del comune di Gela, Simone Siciliano e Flavio Di Francesco. La misura 4.3 del PSR Sicilia finanzia gli interventi infrastrutturali per le nuove realizzazioni e per la manutenzione e la riqualificazione delle strade rurali con 54 milioni di euro destinati alle vie vicinali, trazzerali, interpoderali per facilitare la crescita delle imprese agricole. Dopo i primi monitoraggi e gli interventi con stanziamenti sull'ultimo bilancio di previsione, grazie ad un emendamento firmato dal sindaco messinese, il comune di Gela presenterà un progetto a questo bando europeo in collaborazione con le associazioni di categoria e gli imprenditori agricoli del territorio. Oltre agli enti pubblici possono accedere ai benefici gli agricoltori associati chiedendo un aiuto in conto capitale. Tra gli interventi finanziabili figurano la costruzione, acquisizione e sistemazione di terreni, lavori di scavi e riporti e di stabilizzazione delle terre per la realizzazione del corpo stradale, lavori relativi alla costruzione e ristrutturazione delle sovrastrutture stradali, opere di difesa e di presidio, drenaggi, messa in sicurezza, finitura e ogni altra opera necessaria per ottenere la piena e completa funzionalità della strada da realizzare o ristrutturare. Un'opportunità che viene dall'Europa che si affianca all'attività che già questa amministrazione ha avviato. Vorrei ricordare che proprio a fine anno un emendamento fatto proprio da me, proprio dal sindaco, ha inserito delle risorse per poter consentire la manutenzione delle strade rurali nella piana di Gela. È un primo investimento per dare una risposta, però accogliamo immediatamente l'opportunità che ci è data dall'Europa con investimenti più consistenti che insieme al comune di Niscemi ci siamo immediatamente attivati di poter rendere operativo nel nostro territorio. Questo però ci vuole la collaborazione di tutti coloro che vivono nel mondo rurale, che hanno attività sia agricole che sia di ospitalità. Questo è un punto di partenza, io lo considero tale. Ci sono 54 milioni all'interno del PSR, io sono convinto che una grossa fetta di questi finanziamenti, già del Niscemi, con il supporto di altri comuni vicini, penso che riusciranno a portarlo in porto. Se noi parliamo di quantità, 54 milioni sembrano tanti, ma in verità sono pochissimi. Però noi faremo di tutto affinché una buona parte rimanga in questo territorio. Chiediamo però l'intervento dei nostri produttori, delle nostre aziende, delle nostre associazioni, affinché si preparino e diano la possibilità di intervenire anche alle amministrazioni, perché senza il loro sostegno noi non possiamo intervenire.